condotta nei confronti del giudice Apicella, uno dei giudici che si stava impegnando nella lotta forse più importante in questo paese, quella contro la mafia, che ha fatto la stessa fine del giudice De Magistris di Clementina Forleo. Tutti i magistrati impegnati a difendere noi cittadini contro una corruzione che dilaga nel mondo politico, ha fatto sì che ci rivoltassimo. Quelli che hanno deciso di muovere questa data infrasettimanale, una data pericolosa perché la gente lavora, perché Roma è una città difficile, perché ci hanno dato una piazza che non è proprio facilmente raggiungibile, è stata una data per far vedere che sta succedendo qualcosa di diverso nella mentalità del cittadino italiano. Ci siamo stufati di essere presi in giro, di sentirci dire che tutto va bene, e abbiamo pensato che era ora di cominciare con una maniera diversa di fare manifestazione. Infrasettimanale, sì, perché se la gente decide di perdere un giorno di lavoro, di farsi un viaggio da tutta Italia per venire in una città complicata come Roma, affrontare il traffico del nostro raccordo anulare, ci sono dei pullman che stanno arrivando, ancora non possiamo vedere i ragazzi venuti da Napoli, i ragazzi arrivati da altre città, questo significa che la nostra mentalità sta cambiando. Un anno fa i meetup di Beppe Grillo insieme ad altre associazioni si erano mosse per aiutare il giudice De Magistris. Beh, vi posso assicurare che non eravamo così tanti, eravamo molti meno. Quindi io sono felice che oggi questa manifestazione sta iniziando già con una piazza che si sta riempiendo di società civile. Il comitato promotore di questa manifestazione è formato da cittadini comuni e sono cognomi che probabilmente vi suonano anche all'orecchio, però sono accompagnati da cittadini come voi. E sono Sonia Alfano, Benny Calasanzio, Salvatore Borsellino, Chico Alfano, Serenetta Monti, Francesco Saverio Alessio, Daniele Vignendelli, Stefano Cucinelli, Guido De Gennaro, Stefano Franco, Massimiliano Mostardi, Emiliano Morrone, Gabriella Bonino, Valerio Petrucci e ovviamente l'Associazione Nazionale dei Familiari di Vittime della Mafia. Io credo che questa piazza abbia capito il coraggio che ci è voluto per fare questo evento. E sapete perché? Perché tutto quello che non è convenzionale, che non è in linea con quello che sta succedendo in questo paese, la stampa non lo trasmette. Noi non sappiamo domani cosa ci sarà sui giornali. Noi sappiamo che siamo qui e che siamo già tanti. Sappiamo che la gente sta arrivando e tanta è con noi. E da domani qualcosa comunque sarà diverso in questo paese se tanti cittadini hanno scelto di stare qui. Vorrei ringraziare anche le numerose adesioni che abbiamo ricevuto. Sono anche movimenti politici che fino adesso non si erano fatti avanti più di tanto e adesso ci sono. Partiamo dai singoli, partiamo da Gianni Vattimo, da Pancio Pardi, da Beppe Lomia, da Orfeo Taristefano, da Stefano Pedica, dagli amici di Beppe Grillo di Roma, dall'MPE, dai Grilli del Pigneto, dal Movimento Tutto d'Italia dei Valori, dal Movimento Tutto per il Bene Comune, dal Comitato del Cittadino di Vinci, da Redazione Antimafia 2000, da Associazione Verso Sud, da Informazione Alternativa, dalla Voce del Sud, più tutte quelle che magari continueremo a comunicare dopo, perché mentre siamo qui ci sono altre adesioni che arrivano. Sono stata fermata prima da una lista civica, mi perdoni se adesso non ricordo di quale città è, però siamo contenti che state arrivando. Io vi ringrazio tutti e vi preparo spiritualmente a quello che succederà tra breve. Vedremo un video che hanno preparato appunto i familiari delle vittime di mafia. Ci scusiamo perché ci sono delle immagini che sono crude, però è la realtà che loro vivono come familiari e che noi dovremo imparare a vivere come cittadini, a non lasciarli soli, perché vedremo i mafiosi e vedremo le vittime. Per cui preparatevi, avremo una decina di minuti su cui riflettere. 10 minuti in cui vorremmo che ci fosse solo il tricolore alzato su questa piazza in segno di vicinanza ai familiari delle vittime della mafia, per cui noi tutti siamo qui.
Alziamo i tricolori in onore di queste famiglie. Grazie. In qualche maniera colpito, in qualche maniera sconvolto. Vedete, io quelle immagini di quelle stragi non mi sconvolgono affatto. Io quelle immagini di quelle stragi vorrei che venissero proiettate ogni giorno alle televisioni d'Italia, perché la gente si rendesse conto di quello che è stato fatto, si rendesse conto di qual è il sangue sul quale si fonda oggi questa disgraziata Seconda Repubblica. La Repubblica di oggi è fondata sul sangue di quei morti. E per me vedere quelle immagini non mi sconvolge, non mi sconvolge, ma una cosa mi sconvolge: vedere le immagini degli stragi dopo aver visto quelle due persone che prima parlavano di Dell'Utri, parlavano di delle bombe che mettevano Dell'Utri e ridevano, ghignavano rispetto a quelle cose. Ecco, quello mi sconvolge. Io vorrei che quelle due persone venissero messe in una cella come mettevano le persone lì, come mettevano quegli assassini di Arancia Meccanica, aprirgli gli occhi, costringerli a tenerli aperti e vedere in continuazione delle stragi. Ecco quello che vorrei. Io ho visto oggi quelle stragi e mi sono ricordato di una cosa che mi ha detto Gioacchino Genchi. Gioacchino Genchi che è arrivato sul luogo della strage 2 ore dopo che la strage era successa. Io ci misi 5 ore a sapere che mio fratello era morto, perché la televisione dava notizie contraddittorie, dicevano forse è stato ferito un giudice, sono state ferite degli uomini della scorta. E poi fu mia mamma che 5 ore dopo mi telefonò dall'ospedale e mi disse: tuo fratello è morto. C'era qualcuno però che si chiamava Contrada che lo seppe 80 secondi dopo che mio fratello era stato ucciso. E io vorrei, io chiedo, io grido, voglio che queste cose vengano a finire davanti all'aula di giustizia, che ci siano processi per queste complicità che ci sono state all'interno dello Stato. Ecco perché, l'avete sentito di cosa parlavano Berlusconi e Dell'Utri? Ecco perché vogliono proibire le intercettazioni, perché quelle cose noi non possiamo sentirle, perché noi quelle cose non dobbiamo sentirle, se no ci rendiamo conto di quella che è oggi la classe politica che ci governa, ci rendiamo conto di chi oggi ha occupato le istituzioni. Il più grande vilipendio alle istituzioni è che certe persone indegne di occupare quei posti occupino quelle istituzioni. Questo è il vero vilipendio sulle istituzioni, questo è il vero vilipendio allo Stato. È il fatto che una persona che è stata chiamata alfa in un processo che poi non è potuto andare avanti perché è stato bloccato, come tutti gli altri processi che riguardano i mandanti occulti, che riguardano i mandanti esterni, il vero vilipendio alle istituzioni è che alfa oggi possa occupare un posto così alto all'interno delle nostre istituzioni. Genchi arrivò in quella piazza 2 ore dopo la strage. Mi ha raccontato Genchi che lei aveva conosciuto Emanuela Loi un mese prima, perché faceva da piantone alla barbera. Era una ragazza che non era stata addestrata per fare il piantone, per fare la scorta a un giudice ad alto rischio di vita come Paolo Borsellino. Eppure quel giorno era lì a difendere con il suo corpo e nient'altro che con quello Paolo Borsellino. E questi sono gli eroi, questi, non quelli che di cui parla Berlusconi, parla del mondo dicendo che Vittorio Manca non deve essere considerato un eroe. Gli eroi sono questi ragazzi che il giorno dopo la morte di Falcone si misero, ce n'erano 100 tra poliziotti e carabinieri che si erano messi dietro la porta di Paolo a chiedergli di fare parte.
perché Paolo sapeva che sarebbe morto e quei ragazzi, mettendosi in fila dietro la porta di Paolo, sapeva che sarebbero morti anche loro. Gioacchino Gieghi mi raccontò che due ore dopo la strage, arrivando in via D'Amelio, vide i pezzi di Marveradoi che ancora si staccavano dall'intonaco del numero 19 di via D'Amelio sul quale si erano staccati. La riconobbe perché c'erano dei capelli biondi insieme a quei pezzi. E quei pezzi di quella ragazza che vennero messi in un ambaro, vennero riconosciuti solo perché era l'unica donna che faceva parte della scorta. Vennero messi in un ambaro, mandati a Cagliari, e sapete cosa è stato fatto poi? Quello che chiamiamo Stato ha mandato ai genitori di Manuela Loi la fattura del trasporto di un'ambara quasi vuota da Palermo a Cagliari. Questo è il nostro Stato. Questo è lo Stato che ha contribuito ad ammazzare Paolo Borsellino, a uccidere Paolo Borsellino. Io vi racconto queste cose non per farvi commuovere, non per farvi piangere, perché non è il tempo di piangere, è tempo di reagire, è tempo di lottare, è tempo di resistenza, è tempo di opporsi a questo governo che ci sta, che sta togliendo il futuro ai nostri figli, ai nostri ragazzi, che ci sta consegnando un paese senza futuro. E la colpa è nostra, è la colpa è nostra che abbiamo permesso che tutto questo succedesse. Quando Cossiga dice, dopo le manifestazioni dei ragazzi universitari che hanno capito che in Italia si sta cercando di distruggere l'istruzione, perché l'istruzione è il conoscere che può portare alla resistenza. Anche durante il fascismo le scuole erano centri di resistenza, allora vogliono distruggere anche quella. E i nostri ragazzi l'hanno capito e hanno reagito in tutta Italia. E così che cosa ha detto? Ha detto che bisogna infiltrare in mezzo a quei ragazzi degli infiltrati in maniera che rompano vetrine, che vengano distrutte macchine, in maniera che poi il suono dell'ambulanza sopra la stipella della sirena, si augura addirittura che venga ucciso qualche donna, qualche bambino, per poi poter manganellare quei ragazzi. Ecco, dobbiamo essere noi a metterci davanti a loro, siamo noi che ci meritiamo quelle manganellate, per aver permesso che il nostro paese diventasse quello che è diventato, un paese che non è degno di stare nel mondo civile, un paese, siamo peggio della Colombia, siamo peggio di ogni altro paese dell'Africa. Ecco, c'è chi è arrivato in via D'Amelio due ore dopo la strage, ripeto, si è guardato intorno e ha visto in alto un castello e ha capito che non poteva essere, che da quel posto che aveva potuto essere azionato il telecomando che ha provocato la strage. Avrei preferito di essere ucciso con il tritolo piuttosto di essere ucciso così giorno per giorno, così come mi stanno uccidendo, perché vedete i magistrati oggi, chi ancora cerca di combattere la criminalità organizzata non viene più ucciso con il tritolo, viene ucciso in maniera tale che la gente non se ne accorga neanche, che la gente non reagisca, perché le stragi del 92 portarono a quella reazione dell'opinione pubblica, portarono a quelle cose che mi avevano creduto di sentire, quel fresco profumo di libertà di cui parlava Paolo, quel profumo di libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della continuità e quindi della complicità, che è quel puzzo che oggi ci sta sommergendo, è il puzzo dal quale oggi non possiamo stare lontani, perché sta permeando tutto il nostro Stato, tutta la nostra vita politica, tutte le nostre istituzioni. Io dopo la morte di Paolo arrivai a dire che se Dio aveva voluto che Paolo morisse perché il nostro paese potesse cambiare, io allora ringraziavo Dio di averlo fatto morire, perché questo era il sogno di Paolo, e Paolo
sarebbe stato felice di sapere che era morto per quello. Oggi, guardate invece il baratro nel quale siamo precipitati, io ringrazio Dio che oggi Paolo sia morto, che oggi Paolo non venga ucciso, così come stanno uccidendo De Magistris, come stanno uccidendo Atticella, come hanno ucciso Clementina Corleo. Io ringrazio Dio che Paolo non venga ucciso in questa maniera. E che messaggi ci arrivano dalla magistratura? Dalla magistratura purtroppo. Il presidente dell'ANM dice: abbiamo dimostrato che la magistratura possiede gli anticorpi per reagire. È una vergogna! È una vergogna che un magistrato possa dire queste parole! La magistratura ha dimostrato semmai di avere al suo interno quelle cellule cancerogene che la stanno distruggendo, e così come hanno distrutto e hanno pervaso tutte le nostre istituzioni, tutta la classe politica, la magistratura ormai nei suoi organi almeno superiori ha dimostrato che è corrotta anche al suo interno, che ormai il cancro sta attaccando e sta entrando in metastasi anche negli organi di governo della magistratura. E non è difficile pensarlo se pensiamo che al vicepresidente del CSM, quello che dovrebbe essere l'organo di autogoverno della magistratura, c'è una persona indegna, indegna come Mancino, una persona che mente spudoratamente, dicendo di non avere ricevuto, di non aver incontrato Paolo Borsellino il 1° luglio del 92, quando sicuramente a Paolo Borsellino venne prospettata quella ignobile, quella scellerata trattativa tra lo Stato e la criminalità organizzata per cui Paolo Borsellino è stato ucciso, perché Paolo non può aver fatto che mettersi di traverso rispetto a questa trattativa, né questo venire a patti con la criminalità che lui combatteva, in questo venire a patti con chi poco più di un mese prima aveva ucciso quello che era veramente suo fratello, Giovanni Falcone. Paolo non può essere rimasto così sdegnato da opporsi a questa trattativa, e a questo punto Paolo doveva essere eliminato, e doveva essere eliminato in fretta. Tanto è vero che Paolo, il telecomando della strage di Via D'Amelio fu premuto, anche se non queste cose non hanno potuto ancora arrivare al dibattimento, perché tutti i processi che stavano per arrivarci sono stati bloccati. Genchi ha dimostrato che quella telecomando arrivava dal castello Ottiveggio, e al castello Ottiveggio c'era un centro del SISDE, un centro dei servizi segreti italiani, ed è da quel punto che è arrivato il comando che ha suscitato la strage. Ecco perché Genchi deve essere ucciso anche lui. Hanno ucciso Paolo Borsellino, hanno ucciso Giovanni Falcone, e adesso uccidono anche Genchi, uccidono De Magistris, uccidono tutti i giudici che in qualche maniera cercano di arrivare alla verità. Così Tescaroni deve andare via di Caltanissetta, così qualunque giudice che arriva a toccare i fili scoperti muore. Non si può arrivare a quel punto, non si può arrivare a quel punto, perché purtroppo oggi gli equilibri che reggono questa Seconda Repubblica sono basati sui ricatti incrociati che si fondano su un'agenda rossa, che è stata sottratta dalla macchina con le fiamme di Paolo Borsellino, un'agenda rossa in cui queste trattative, queste rivelazioni che in quei giorni gli stavano facendo pentiti come Gaspare Mutolo, come Leonardo Messina, erano sicuramente annotate, e quell'agenda doveva sparire. Ed è questo il motivo, uno dei motivi per cui è stata effettuata quella strage. Quell'agenda doveva sparire, su quell'agenda io credo che si basano buona parte dei ricatti incrociati su cui si basano gli equilibri di questa Seconda Repubblica.
E allora Mancino non può venirmi a dire che non ricorda di aver incontrato Paolo Borsellino. Sono tutte quelle persone che sono complici di quello che è successo, non che venga data l'impunità a chi dovrebbe essere sottoposto a processi e invece non può essere neanche indagato, non può essere intercettato, non si può fare nulla, non si può fare nulla, dobbiamo subire, stanno adottando la tecnica della gara per cui ci hanno infilato in un'acqua che a poco si riscalda e la gente non si accorge il punto a cui arriviamo. Attenzione, attenti, stiamo precipitando nel baratro e da questo baratro dobbiamo uscire perché lo dobbiamo a questi morti, lo dobbiamo a Giovanni Falcone, lo dobbiamo a Paolo Borsellino, lo dobbiamo a Emanuele Aloi, lo dobbiamo a questi che veramente sono eroi, dobbiamo riappropriarci del nostro paese, questo paese è nostro, lo Stato siamo noi, non queste persone che indegnamente occupano quelle istituzioni. Vi lascio con tre parole che un altro di quei giudici che hanno tentato di uccidere ha detto, ed è quello che dobbiamo fare, è l'unica cosa che ci resta da fare prima di cadere in un regime dal quale non ci potremo più districare. Resistenza! 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 Adesso procederemo con dei brevissimi interventi di saluti da parte del ringraziamento di altri componenti dell'Associazione dei Familiari. Sono arrivati i ragazzi da Napoli, da Bologna, da Bari, dalla Calabria, da Torino, grazie. Angela Manta. Io sono Angelina Manca. Voi non conoscete il mio nome, ma forse neanche la storia di mio figlio. Io sono la madre di Attilio Manca, l'urologo barbaramente ucciso nella sua casa di Viterbo, l'urologo che ha visitato Bernardo Provenzano e poi è stato giustiziato, ucciso con due iniezioni letali. Perché sono qui? Io sono qui per intanto per manifestare la mia solidarietà, la mia vicinanza a magistrati come Apicella, De Magistris e Clementina Forleo. In piazza tra i familiari c'è una persona che mi ha detto proprio stamattina che non ha mai parlato in pubblico di quello che le è accaduto, però io so quello che le è accaduto. Le è accaduto di avere un padre coraggioso che ha messo a disposizione il suo lavoro, la sua famiglia, allo Stato, alle forze dell'ordine. Gli ha consentito di infiltrarsi tra i suoi lavoratori e l'ha pagata cara perché è stato ucciso. Io chiedo con il cuore, quindi chiedo a tutti i romani e a tutti gli italiani presenti in questa piazza, a Monica Iannì, di fare un saluto, di comunicare con questa piazza. Abbi pazienza questa piazza, te lo chiedo io, abbiamo bisogno di sapere queste cose. Suo papà aveva un albergo e ha consentito alle forze dell'ordine di infiltrarsi tra i suoi impiegati perché in quell'albergo si sarebbe tenuto un summit. Adesso non c'è Sonia. Monica non ce la fa, sta già piangendo. E piango pure io perché è la mia più cara amica. Suo papà non era un magistrato, non era un carabiniere, gestiva un albergo a Palermo, in provincia di Palermo, e la polizia era sulle tracce del clan dei Marsigliesi e sapevano che avrebbero fatto un summit con Cosa Nostra proprio nell'albergo del papà di Monica, di Carmelo Iannì.
sono andati da Carmelo Iannini, gli hanno chiesto di collaborare e di poter infiltrare tra il personale dell'albergo uomini della Polizia di Stato. Carmelo Iannini, da servitore dello Stato, ha detto immediatamente di sì. Sono stati arrestati tutti e qualche giorno dopo Carmelo Iannini è stato ucciso davanti alla sua famiglia. Monica, grazie. È successo e succede sempre a chi, cercando di fare il proprio dovere, cerca di arrivare ad applicare la giustizia in modo uguale per tutti. Io credo che un principio fondamentale in uno Stato di diritto debba essere che quando un magistrato fa le indagini debba essere lasciato in pace a farle completamente le indagini, fino alla fine, e non lo si può bloccare a metà. Ne conosco e ne so qualcosa io, perché l'ho vissuta sulle mie spalle, sulla mia pelle. Questa idea che bisogna sempre fermare un magistrato prima che possa concludere le indagini, e quindi che invece di difendersi nel processo ci si difenda dal processo, è un'idea medievale, è un'idea da Don Rodrigo. Ecco perché noi siamo qui per affermare il principio che chi non ha nulla da temere alla giustizia può essere solo felice di andare dal proprio giudice, perché può far sentire le proprie ragioni. E se non è convinto della decisione del primo giudice, ha un secondo e un terzo giudice che potrà valutare meglio la sua situazione. Ma l'idea che si debba essere al di fuori della legalità, costruendosi un nodo Alfano, un nodo Corso, come si sta facendo, è un'idea che offende lo Stato di diritto. Ecco perché siamo qua. E allora, siccome si sta compiendo un altro disfatto, lo diciamo oggi perché il disfatto si compie. Si sta andando avanti di legge ad persona in legge ad persona. Si dice che si vuole più sicurezza e più legalità, più giustizia che funzioni, ma si fa l'esatto contrario. Il lodo Alfano è stato fatto ieri, il ministro della giustizia Alfano in Parlamento è venuto a fare la relazione dei suoi primi mesi di governo e si è scordato di dire di aver fatto il lodo Alfano. Si vergogna anche lui di quello che ha fatto. E su questo, il Tribunale di Milano stava processando il più illustre inquilino di questa piazza, che ha un antico qua dietro, per corruzione dei giudici. E chi è? Come chi è? E insieme con lui stava processando il Presidente del Consiglio. Chi è? Per corruzione di giudici. Il Tribunale di Milano emise due ordinanze, una proposta del giudice probatorio che avevano appena approvato per buttare via le prove. Non mi piace la Cassazione, vado alla Corte Europea, non mi piace un arresto, vado al Tribunale del Riesame, non mi piace il riesame, vado in Cassazione. Così funziona. Non è che vado in Parlamento, non è che vado dal Ministro, anche perché sono pochi quelli che possono ottenere dal Parlamento un voto contrario a una decisione presa dal giudice che non ti piace. Quindi è una cosa che possono permettersi pochi privilegiati, dunque è una cosa che non si può fare perché dovremmo essere tutti uguali di fronte alla legge. Bene, quel giorno, quando il Senato si permise di mettere ai voti le ordinanze di un tribunale, l'Associazione dei Magistrati si sciolse per protesta e ricordò l'unico precedente di scioglimento dell'Associazione Magistrati per protesta. Era avvenuto nel 1924, dopo il delitto Matteotti e la svolta autoritaria di Mussolini. All'epoca il sindacato dei magistrati rendeva drammatico agli occhi dei cittadini un fatto drammaticissimo, e cioè che per la prima volta il Parlamento era entrato a piedi giunti dentro un provvedimento giudiziario, stabilendo per ragioni politiche a maggioranza che quel provvedimento giudiziario non sapeva da fare. E cosa è cambiato da allora? È cambiato che oggi il ministro Alfano, 20 giorni fa, ha chiesto il trasferimento dei due sostituti procuratori che hanno usato perquisire e sequestrare le carte ai loro colleghi indagati per gravissimi reati
gli stessi reati attribuiti all'inquilino di questa piazza, corruzione giudiziaria, di questo sono accusati i magistrati di Catanzaro. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha effettuato ieri perquisizioni e sequestri nei confronti di magistrati e uffici della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di quella città. Tali atti di indagine, anche per le forme e le modalità di esecuzione, hanno avuto vasta eco sugli organi di informazione, suscitando inquietanti interrogativi. Questo dice il Capo dello Stato di una perquisizione che si è svolta 24 ore prima. Inoltre, in una lettera diretta al Capo dello Stato, il Procuratore Generale di Catanzaro, che si chiama Iannelli, ha sollevato vive preoccupazioni per l'intervento di sequestro degli atti del procedimento cosiddetto Why Not, pendente dinanzi a quell'ufficio, e ne ha provocato l'interruzione. Gli hanno sequestrato le carte per fotocopiarle e Iannelli si è lamentato e dice: come faccio ad andare avanti in questa indagine che secondo i magistrati di Salerno lui sta insabbiando, anzi lui sta facendo insabbiare dei suoi colleghi, sta coprendo mentre viene insabbiata. Gli altri giustamente gli risponderanno: stiamo fotocopiandole e te le restituiamo fra due giorni. Non è che, visto che i processi in Italia durano 15 anni, se ti facciamo perdere due giorni c'è un blocco. Ma il Capo dello Stato era allarmatissimo da questo stallo di ben due giorni, durante i quali le carte erano state sottratte. Tenendo conto di tutto ciò, il Presidente Napolitano, dice il suo portavoce, mi ha dato incarico di chiedere al Procuratore di Salerno la urgente trasmissione di ogni notizia e, ove possibile, di ogni atto utile a meglio conoscere una vicenda senza precedenti che, prescindendo da qualsiasi profilo di merito, presenta aspetti di eccezionalità con rilevanti gravi implicazioni di carattere istituzionale, primo fra tutto quello di determinare la paralisi alle daglie della funzione giudizia processuale a cui consegue la compromissione, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, tanto non è vero che una perquisizione in una procura della Repubblica è un atto senza precedenti. Quando un magistrato si ritiene che abbia commesso un reato, dato che per fortuna, a differenza dei parlamentari, i magistrati sono dei cittadini comuni come noi, quando si ritiene che commettano un reato, gli capitano le stesse cose che possono capitare a noi. Gli può capitare che li arrestino, gli può capitare che li convochino, gli può capitare che li mettano i domiciliari, gli può capitare che li perquisiscano, che gli vadano a sequestrare la roba, che gli intercettino il telefono. Si può fare tutto, perché sono cittadini come tutti gli altri. Anche se ci ripetono sempre i politici che i magistrati non pagano mai, in realtà i magistrati di solito, quando prendono un loro collega che ruba, lo ficcano dentro, mentre i politici lo coprono. Questa è la differenza. Quindi quello che succede a Catanzaro non è affatto insolito e non è affatto senza precedenti. Il cervello, figuratevi, 1400 pagine, insomma, senza nemmeno una figura. È terribile poi bisogna capirle dopo averle lette, no? Questa fronte inutilmente spaziosa, come avrebbe detto Forte Braccio, inammissibile. I processi di Catanzaro e dimostrare la illiceità, cioè la irregolarità, delle iniziative di cittadini come tutti noi. Posto quindi, posta ferma questa premessa, che c'è stato un atto, quello sì eversivo, del controsequestro, quello sì eversivo. Sardegna a spese dello Stato, un premier che va a fare campagna elettorale per un partito italiano. Non voglio gridare, voglio calmarmi, voglio essere buono, neanche dire una parolaccia, non voglio neanche nominare Napolitano, se no poi dicono grido attacco al Presidente, non voglio dire nulla, voglio dire solo Maroni che ha dato disposizione a non fare più assemblee o stai eliminando le piazze.
sta eliminando le piazze dicendo che non si potranno fare manifestazioni nelle piazze dove esiste una chiesa. Praticamente tutte le piazze d'Italia esiste una chiesa, e dove non ci sarà una chiesa ci faranno delle madonnine nascoste nel mare. Maroni, e manda la polizia nelle scuole, manda la polizia antisommossa contro i cittadini. Maroni, che sembra un rappresentante dell'Oreal. Maroni, che è stato condannato in via definitiva per oltraggio a pubblico ufficiale, pensate! Lui era contro la polizia in una manifestazione, caduto per terra e ha preso la caviglia di un poliziotto e l'ha morsicata! Abbiamo un ministro degli interni che morsica la caviglia ai poliziotti. Quando i poliziotti vedono Maroni hanno paura, come no? Si mettono degli anfibi lunghi fino a qui. Noi siamo in un paese in delirio, stiamo delirando con l'economia, stiamo delirando con la giustizia. È un paese che non so che fini, i referendum li mettono nei cassetti, le leggi popolari nei cassetti. Noi avevamo chiesto col primo Videi, avevamo chiesto, sono state depositate 400.000 firme per togliere i pregiudicati dal Parlamento, ne abbiamo ancora 18 condannati in via definitiva, e sono quelli che sono i grandi mandanti di tutti i casini che ci sono stati, ce l'abbiamo ancora. Abbiamo fatto un referendum per dire due legislature, poi a casa, non 30 anni o 35 anni di politica a 20.000 euro al mese. Queste robe vanno mandate a fanculo. Terzo, voto di preferenza. Nessun cittadino ha fatto un voto di preferenza, ha scelto chi ci governa. Ci hanno preso per il culo, continuano a prenderci per il culo, e questo è un governo abusivo, primo, abusivo, anticostituzionale e illegale. Oggi, italiani! Oggi la mafia è stata corrotta dall'interno, dallo Stato. Allora, questo è un paese da rifare, mettersi lì, democrazia dal basso, significa cominciare con le liste civiche, cittadini informati, informati con l'elmetto, che decidono di occuparsi della propria città. Questa è una città da rifare moralmente, questa è una città meravigliosa, data in pasto a della gente che ha i limiti della criminalità. Bisogna ripadronirsi dei comuni. Infatti noi abbiamo lanciato un'operazione attraverso la rete che si chiama Fiato sul Colpo. Ragazzi del Meetup con una web vanno dentro i consigli comunali e li mandano via, vengono arrestati. Uno che ha gridato viva Castelli, viva il culo antimafia, è stato messo in una camera per 6 ore. Uno che grida a Fini, fascista, l'hanno preso la polizia. Allora io mi rivolgo alla polizia, io so che dentro di voi non ce la fate più. Io so che siete sinora di un esaurimento nervoso, siete costretti a difendere i criminali contro i cittadini. Bisogna che la smettiate anche voi, perché davanti avete dei cittadini italiani. Cosa dire? Cosa dire? Avevo l'esercito. Allora, un militare, ogni bella donna. E chissà quanti militari avremo. E allora se facciamo questa regola, un militare ogni bella donna in Italia, dovremo avere ogni mignotta quanti presidenti del Consiglio. Signori, io vi lascio. Noi perderemo, noi siamo fieri di perdere. Forse non è giunto ancora il nostro momento, forse l'economia darà la mazzata finale a questo paese che è fallito. Quando un ministro delle finanze che si chiama Tremonti preleva i fondi dormienti, siamo arrivati a raschiare il barile, cioè i fondi dormienti sono quei fondi, quei conti correnti, quei libretti di risparmio dei nostri nonni, dei nostri padri che non hanno movimentato per 10 anni, i nostri emigranti, i morti, sono i conti dormienti. Tremonti è andato lì come un principe azzurro con i conti dormienti, e invece di baciarli li ha presi e li ha sodomizzati. Tremonti prende quei soldi per finanziare la social card, due parole in inglese per prendere per il culo in italiano, prende i soldi dai morti per darli ai morti di fame. Quando ci sono queste cose,
fiscale, ve lo giuro sulla mia famiglia, l'ho letta, è un quarto così, non sono arrivato alla 12ª pagina, non si capisce nulla, e quando tu fai una legge che dovrà cambiare l'assetto di tutti i 60 milioni di persone e non si capisce, siamo al delirio. Signori, signori, allora noi saremo presenti, noi, per dire noi ragazzi, ragazze, quelli che sono venuti da tutta Italia con i mezzi di fortuna, tutti i meetup, le associazioni, tutte le associazioni, faremo delle liste civiche dal basso, che dovranno, che gli iscritti dovranno avere, uno, la fedina penale pulita, un miracolo! Due, non dovranno essere iscritti ai partiti che sono morti, abbiamo solo due comitati da fare al governo, c'è un PDL e un PD meno L, di là abbiamo Cigonaro, dall'altra parte abbiamo Topo Gigio, Veltroni, che non è neanche un parlamentare, un politico, è scemo! Va bene? Allora, liste dal basso, liste civiche dal basso, obiettivi comuni a 5 stelle, obiettivi, non leader, non abbiamo bisogno di leader, abbiamo bisogno di concentrarci sugli obiettivi. Primo, acqua, non deve essere privatizzata l'acqua e non essere. Due, la mobilità non serve, la mobilità del futuro non è fare autostrade, cemento, TAV e velocità, la mobilità del futuro è essere immobili, spostarsi il meno possibile solo quando ti aggrada, la mobilità la fai con la rete, con i software, con i software in Westfalia 2 milioni e mezzo di persone, i tre quarti del traffico dei pendolari è stata abbattuta, il traffico è stato abbattuto nei tre quarti, come? Con un software. Quelli che andavano a lavorare sul digitale, sul telefonino, l'orario di partenza e l'orario di ritorno, il software elaborava un appuntamento di quattro persone e un'autovettura, ti potevi scegliere anche la caratteristica del tuo passeggero, si parlava di sport, oppure potevi dire preferirei viaggiare con uno che parla di fita, la fita, e parlavi di viaggiare parlando di fita. Bene, hanno ridotto dei tre quarti il traffico, non abbiamo bisogno di alta velocità, abbiamo i treni che come accelerano si spezzano a metà e facciamo finta, siamo in un paese in delirio. Allora abbiamo le altre stelle, inceneritori, facciamo inceneritori, siamo pazzi, non abbiamo bisogno di energia, abbiamo bisogno di tecnologie per usarla bene l'energia, questi edifici dove ci stanno questa gente qui, guarda Gasolio, marcia, facciamo energia col carbone, con i rigassificatori. Obama ha parlato di rinnovabili, sono 10 anni che parlo di rinnovabili, mi ha copiato! Allora, energie rinnovabili, sole, vento, eolico, efficienza energetica, ogni edificio, ogni casa può diventare una fabbrica di energia, fare rete con l'energia, togliersi dai coglioni i veri casalesi, che sono leni, quelli che ogni 2 mesi ti mandano una bolletta che è il pizzo! Energia, rifiuti, raccolta differenziata porta a porta, come fanno nei paesi normali, come fanno in Olanda, come fanno in Svezia, noi non sappiamo niente, infatti mi guardate e sbigottiti. E poi, connessioni alla rete, è la conoscenza che ci fa andare avanti, senza conoscenza ci prendono per il culo, quindi connessioni libera e gratuita e poi pagherai i servizi. La rete è l'unica chance che abbiamo per cambiare il mondo. Obama lo sta facendo, qui abbiamo il governo dei 70 anni, 80 anni con una prostata così. Allora, eliminiamo dal basso questa vecchia, sporca e indecorosa politica ed economia, questi imprenditori con le pezze nel culo che comprano l'Alitalia scaricando spese su di noi, questi imprenditori che comprano la Fiat e la scaricano su di noi. Allora, insieme al mio tre, una parola, per finire, una parola, al mio tre, una parola che la Cassazione ha depenalizzato, una parola al mio tre che è solo due parole, fanculo, due parole, al mio tre, uno, due, tre, fanculo!
faremo arrivare comunque. Scaricate anche i documenti importanti che trovate sulla Voce di Fiore, perché c'è un libro importante, La Società Sparente. Scaricatelo dalla vocedifiore.org e avrete tante, tante informazioni in più, quelle che purtroppo non riusciamo ad avere tutti i giorni. Da domani ricordatevi la dignità che abbiamo avuto in questa piazza, ricordatevi quello che ci siamo prefissati. Questo non deve restare un appuntamento isolato. Io sono contenta di poter dire che Sonia è una mia amica, ma anch'io la vivo come un esempio grandissimo e la ringrazio da qui in poi.